Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi è il giorno di Pasqua, quindi per prima cosa voglio fare a tutti voi gli auguri di buona Pasqua. Spero che possiate passare una splendida giornata e poi volevo anche aprire insieme a voi il mio uovo di Pasqua Baci Perugina. Io ho comprato questo uovo di Pasqua perché di solito nelle uova di Pasqua Baci Perugina c'è una sorpresa un pochino più carina, diciamo, rispetto alle classiche cavolate che si trovano nell'uovo di Pasqua. E quindi, insomma, ho provato a comprare questo e vediamo insieme che cosa c'è dentro. Quindi ci trasferiamo sul mio tavolo perché apriremo insieme l'uovo. Ecco, siamo sul tavolo e adesso insieme a voi aprirò l'uovo di Pasqua. Intanto andiamo a togliere il cartoncino. Ok, poi togliamo lo spago. Poi vado ad aprire qua, meno male che c'è lo spago perché quando sono confezionati con quelle cose metalliche rigide io non riesco mai ad aprirle. Quindi meno male che invece le uova Perugina sono più semplici da aprire. Intanto mi piace tantissimo questa carta così blu perché guardate che bella. Adesso lo apro. Prima di tutto vi dico che ha un profumo veramente delizioso, quindi insomma già quello è promettente. È fondente, mi piace molto a me il cioccolato fondente e adesso andiamo a romperlo insieme. Ecco qua. C'è questa bellissima confezione che già comunque è carina. Oh, dentro ci sono quattro Baci Perugina, che direi che già questi sono una fantastica sorpresa perché a me piace tantissimo il cioccolatino Bacio Perugina. E poi all'interno c'è un ciondolino a forma di stella. Oh, che carino! A me piacciono tantissimo i ciondoli a forma di stella in generale. Mi sono anche fatta un paio di orecchini così a stella, quindi questo ci sta benissimo. Direi che è un ottimo regalo. Adesso lo apro con voi così lo vediamo meglio. Eccolo qua. È un ciondolo così a forma di stella, molto carino, sono molto soddisfatta perché è veramente molto carino. Io le porto tantissimo queste cose, quindi sicuramente tutte le sorprese, diciamo, classiche dell'uovo di Pasqua, questa è sicuramente gradita. Tra l'altro è un pochino brillante sia da una parte che dall'altra. È molto spessa, tra l'altro, non è una cosa sottile, vedete che ha il bordo abbastanza alto. Sono molto soddisfatta, ragazzi, mi piace tantissimo questa sorpresa. Ecco, sono tornata in postazione, quindi questo è quello che io ho trovato all'interno dell'uovo Baci Perugina. Sono davvero soddisfatta, ragazzi, mi piace tantissimo perché i ciondoli a forma di stella comunque mi piacciono. Adesso non l'ho indossato perché c'è solo il ciondolo, quindi devo andare a recuperare la catenina, però tanto per farvi capire qual è la grandezza, mi avvicino sperando che la vediate abbastanza bene. Vedete, comunque è una grandezza media, quindi non è una cosa minuscola, non è neanche una cosa enorme, vedete che comunque è molto carina. Insomma, sono soddisfatta, direi che questo regalino di Pasqua è molto gradito. Io vi auguro ancora buona Pasqua, fatemi sapere nei commenti cosa troverete nelle vostre uova, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, vi mando un bacio enorme, buona Pasqua a tutti e ci vediamo alla prossima.